stata veramente una grande stagione di eventi e di successi per la Pallavolo Veneta. Domenica scorsa a Selvazzano, in provincia di Padova, il Veneto pallavolistico ha festeggiato le promozioni delle proprie squadre ed ha tracciato il bilancio di una stagione agonistica durata 10 mesi. Abbiamo iniziato ad agosto con i campionati pre-juniores maschili a Jesolo e a Bassano, è stata un'avventura unica. Con tutte le attività che poi sono proseguite nell'arco della stagione, promozioni che abbiamo festeggiato anche oggi in questa festa, un'attività che parte dal mini volley fino alle serie C, inserendo anche in queste attività tutta l'attività arbitrale che abbiamo nel Veneto. Ed andiamo appunto a parlare di festa delle premiazioni, da quest'anno riportata al termine dell'attività stagionale e non a settembre come fatto in passato. Credo che sia una grande soddisfazione oggi, oggi è stato un giorno di festa per tutti, per tutte le nostre società, per tutti i nostri dirigenti, atleti, ma credo sia stata una grande soddisfazione per tutte quelle persone che lavorano nell'ambiente della pallavolo a livello di volontariato, che sono veramente tante, e oggi le abbiamo festeggiate assieme. Credo che questo sia un grande risultato per la pallavolo veneta. Fra tutte le premiazioni e i riconoscimenti, la provincia di Padova, la più numerosa per quanto riguarda il numero di tesserati totali, ha recitato la parte del leone. Serie C femminile su tutte, che ha visto 3 promozioni in B2, 2 dirette e una dei playoff. Un'altra dalla C maschile con il volley Valsugana, Mestrino che è stato promosso in B1, Monselice che è andato in B1, le varie serie D. Per cui un movimento che incomincia a dare ottimi risultati, sperando che questi risultati vengano confermati almeno nel mantenimento delle categorie l'anno prossimo. E movimento vitale, per cui che è premiato da tutta l'attività di base che queste società fanno e che permettono alla provincia di Padova di rimanere ai vertici non solo regionali ma anche nazionali. A testimoniare il grande impegno e i numerosi consensi che la pallavolo riscuote all'interno delle famiglie venete, ecco le parole del presidente regionale del CONI. Indubbiamente la grande annata che ha avuto la pallavolo veneta dà un senso anche alla vitalità che ha questo mondo dello sport pallavolista. Io vedo nelle piazze manifestazioni di ragazzi che sui campi della pallavolo si divertono, giocano, stanno assieme, fanno solidarietà, associazionismo. Questo vuol dire anche dei messaggi per i più grandi. Manteniamo questa pallavolo italiana che fa molta integrazione, ma che vuole essere un punto di riferimento per i giovani nostri. E fra gli eventi giovanili di grande richiamo c'è stato il trofeo delle province, dominato ancora una volta da Padova, con il primo posto in under 14 femminile ed under 15 maschile ed il secondo posto in under 14 maschile. Ormai il trofeo della provincia è quasi uno standard delle nostre selezioni, che si preparano già da novembre, ottengono sempre degli ottimi risultati. Per noi il risultato non è solo quello di vincere il torneo, ma è quello di dare una preparazione omogenea dei ragazzi che veramente si impegnano dopo le loro gare, dopo i loro allenamenti settimanali, alle domeniche pomeriggio, con l'aiuto dei nostri fantastici selezionatori, nel progredire nel loro bagaglio tecnico. I risultati dopo arrivano, per cui non si può che essere contenti, e il dato interessante è che quasi tutte le selezioni, sia maschili che femminili, non sono blocchi di società, ma quasi tutti gli atleti provengono da società diverse. A chiudere, o meglio ad aprire la nuova stagione, ci saranno i mondiali. Eh sì, i mondiali di pallavolo in Italia, con un girone che si svolgerà proprio a Verona. Spagna, Cuba, Brasile e Tunisia dal 25 al 27 settembre. I biglietti rimasti sono pochissimi. Noi siamo in piena fibrillazione, ovviamente, perché come sapete mancano solo 100 giorni all'evento. Mondiale difficile, soprattutto chiaramente economicamente. Voi sapete che stiamo vivendo un momento difficile, però i nostri comitati, i call organizzatori si stanno dando da fare, promuovendo e facendo anche manifestazioni collaterali per farci vedere cosa sarà e come sarà questo mondiale.